I piccoli attori hanno dai 6 mesi ai 5 anni, anzi forse da 4 mesi, perché credo che Gesù Bambino abbia 4 mesi, e provengono dalla scuola dell'infanzia dell'Istituto Antonio Maria Gianelli. Sono ben 46 bambini. La rivista delle Nazioni desidera ringraziare a tal proposito la madre superiora, Suor Maria Maddalena Nanni, la coordinatrice, Suor Rosella Zilli, e le insegnanti della scuola dell'infanzia Antonio Maria Gianelli per la loro disponibilità. Ma ovviamente desideriamo ringraziare, esprimere un caloroso ringraziamento anche a tutti i genitori dei piccoli attori che hanno accolto questa iniziativa con entusiasmo e partecipazione. Grazie. Ed ora, mentre questa dolce musica ci fa da sottofondo, i bambini pian piano inizieranno ad uscire dalla sacrestia e si posizioneranno alla fine della navata. E io, mentre vedo che loro aspettano un po', perché giustamente non volevamo farli prendere freddo, quindi abbiamo detto di attendere fino alla fine della presentazione, vi inizierei a presentare questi piccoli attori. Stanno per arrivare. La Madonna interpretata da Rebecca, San Giuseppe ovviamente da Giuseppe, Bambino Gesù è invece interpretato dalla piccola Emma di appena 4 mesi, appunto. I Re Magi sono impersonati da Tommaso, Gabriele e Luigi Filippo. In questo particolare presepe vivente avremo poi dei colori, colori simbolo dell'immensa varietà del creato e simbolo di pace, l'arcobaleno della pace. E i bambini che impersoneranno questi colori sono Sofia, Cecilia, Augusto, Matteo, Emma, Gabriele, Nicole, Amelia, Chiara, Gwendalina. Abbiamo ancora Luca, Cesare, Chiara, Francesco, Giulio, Miriam, Martina e Gianfilippo. E mentre ogni tanto do uno sguardo, ecco, mi stanno arrivando e sono bellissimi, già vi posso annunciare, proseguiamo nell'elencarne i nomi e abbiamo ancora Gianfilippo, Emanuele, Alice, Viola, Maria Stella, Sara e Ginevra. E poi Viola Maria, Costanza, Diego, Martina, Giulia, Lorenzo, Andrea, Eleonora, Carolina, Alessandro, Emma, eccoli qui, sono finalmente arrivati. C'è poi Alessio, c'è Leonardo, c'è Carolina, Ginevra, Emanuele, Martina Vittoria, Giulia e Lorenzo. Spero di non aver dimenticato nessuno dei 46 nomi, mi perdoneranno i genitori se nell'elenco qualche nome non è stato, ma non credo perché abbiamo controllato molto bene. Come vi dicevo, il tema di questo presepe vivente è dedicato alla pace e ha preso spunto dalla veglia di preghiera.